Radio K presenta in esclusiva Appuntamento con la Medicina. Incontro settimanale con i maggiori esperti del settore per conoscere ed approfondire cure e rimedi. Appuntamento con la Medicina. Tutti i mercoledì alle 19.30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio K. Appuntamento con la Medicina. Seguici, ti aspettiamo con un like. Buonasera, buonasera amici e ben ritrovati in questo fantastico mercoledì, mercoledì 24 marzo 2021. Oggi di nuovo ritorno all'appuntamento settimanale con la Medicina. La medicina è una medicina molto molto importante e oggi ho voluto toccare un argomento che non tutti toccano, quindi né tutti ne parlano, nemmeno i grandi network, specie quando si parla di medicina vegetale. Oggi con noi avremo un illustre ospite, nonché leccese, parliamo proprio di leccese di Novoli, un amico, ma è un dottor agronomo, che io vorrei subito farvi vedere e parlare con lui di questa medicina che, diciamo, sta facendo dei passi da gigante. Ecco a voi, dottore Guerrieri, Enrico Salvatore. Ok, facciamo così. Buonasera dottore, benvenuto in questa fantastica pagina, questo blog con appuntamento alla medicina. Buonasera. Grazie. Cosa si dice in quelle parti? Allora, innanzitutto ti ringrazio Davide per l'onore che mi dai per partecipare innanzitutto a questa radio che sempre più sta prendendo piede nell'ultimo periodo e che è ricca di ascoltatori. Ho accettato sin da subito la tua proposta e quindi non ho avuto dubbi, subito ti ho dato una risposta quando l'altro giorno mi hai chiamato e niente, è importante la tematica che si può trattare perché innanzitutto la tematica della medicina vegetale oggi è importante in quanto noi siamo ciò che mangiamo, quindi bisogna anche sfatare dei miti, cioè il mito del tutto bio, tutto naturale o tutto chimico, tutto tossico, no? C'è il detto che dice il media stat virtus, quindi bisogna, come dire, fare un uso con il giusto equilibrio e la giusta logica delle cose, ecco. Prima di iniziare la nostra lunga conversazione, ti chiedo, sì, parlaci un poco di te. Chi è il dottore Guerrieri Enrico Salvatore? Sì, allora, innanzitutto mi presento, sono un agronomo, mi occupo, sono un consulente del Ministero dell'Agricoltura, mi occupo di gestione del rischio al Ministero a Roma, poi libera professione a livello regionale, quindi mi occupo di programmi di sviluppo rurale, consulenza di campo, ho un'azienda agricola e pertanto per questo prima ho evidenziato, diciamo, il tema della sostenibilità e quindi l'utilizzo dei pesticidi, l'utilizzo dell'agricoltura biologica e di tutto quello che noi poi siamo ciò che mangiamo, no? Fondamentalmente. Io faccio libera professione, diciamo, a 360 gradi, mi occupo di tutto quello che è poi il comparto agricolo in tal senso. Come valuta il dottore Guerrieri la figura del dottor agronomo all'interno delle proprie aziende? Che fra l'altro il dottore ha anche un'azienda, quindi un'azienda di, diciamo, molto molto, che produce tanto e ha realizzato veramente tanto all'interno del comune di Novoli, e quindi la domanda è proprio questa. Io l'ho fatta in anteprima, ho detto come valuta la figura del dottor agronomo all'interno di un'azienda?
Allora, innanzitutto l'agronomo è una figura fondamentale oggi all'interno del comparto agricolo perché è il pianificatore, oltre che essere, diciamo, il pianificatore, è l'economista e il medico poi dell'azienda agricola, in un certo qual modo. Gli aspetti che deve considerare comunque l'agronomo oggi all'interno del comparto agricolo come ti stavo accennando, nel momento in cui mette piede, l'obiettivo principale è quello di garantire e aiutare l'azienda nel creare reddito, no, per l'imprenditore agricolo. Ma oltretutto deve anche rispettare delle norme che sono le norme in materia ambientale, in materia diciamo del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. La sostenibilità dobbiamo, prima di tutto, siccome oggi utilizzerò poi questo termine, e più volte dobbiamo sviscerare, ecco, il significato di quello che è poi la sostenibilità, no? Perché oggi tutti parlano di questo, ma credo che pochi sappiano il vero significato. La sostenibilità è o un processo sostenibile, è quel processo che alla fine di esso ti permette di garantire alle future generazioni quella risorsa che tu hai utilizzato. Per cui se io utilizzo in maniera sostenibile, scusate, se io vado ad utilizzare in maniera sostenibile un determinato principio attivo utilizzato in agricoltura, mi permette di, come dire, non impattare a livello ambientale, non impattare sul territorio e su tutto quello che è poi l'ambiente ecologico, no? Sì. Dal punto di vista poi di quello che riguarda poi il settore economico dell'azienda, che è l'altro aspetto fondamentale a cui l'imprenditore diciamo fa leva sin da subito, bisogna poi andare, come dire, a incanalare l'azienda agricola e l'imprenditore stesso verso colture redditizie, colture che possono dare reddito, garantire una certa sicurezza. E seppure in un periodo come questo che non aiuta tanto, il periodo del Covid, come ben sappiamo, ha dato dei problemi su tutti i settori, no? Quindi a 360 gradi. Quindi trovare una garanzia non è facile. Non è facile, secondo te tutto ciò che non sembra facile, non è facile, no? Secondo te? Questo sì, perché ma purtroppo il Covid sta rendendo un attimino anche difficile anche il vicendarsi delle varie aziende. Quindi ieri abbiamo avuto ospite il coordinatore regionale delle partite IVA nazionali insieme per cambiare con un altro programma, l'altro format che va sempre in onda i vari giorni, quindi martedì, giovedì e sabato. In onda questo programma e ieri c'era proprio, si è parlato un pochettino anche della situazione, no? Di come le partite IVA hanno, perché comunque se eserciti la libera professione devi essere inquadrato sotto forma di partita IVA e quindi soggetto a imposte e quant'altro. Certo. Un'altra domanda, quanto del territorio leccese si riflette sui prodotti dell'azienda? Cioè, i prodotti che vengono coltivati nelle proprie aziende. C'è ancora questa forte necessità di coltivare il prodotto leccese, oppure si sta iniziando a pensare a qualcosa che potrebbe attecchire nelle aziende salentine, che non sia il solito ulivo, perché sappiamo l'ulivo, poi ne parleremo dopo, e sappiamo cosa sta succedendo, no? C'è l'idea di qualcosa? Allora, io sono del parere, innanzitutto, diciamo, da libero professionista, da agronomo e come dire, del settore, bisogna fare un preambolo e andare a distinguere ciò che è l'autoctono e ciò che poi dà realmente un vantaggio di tipo economico alle aziende. Riuscire a far collimare entrambe le esigenze, quindi esigenze di natura, come dire, di rispetto nei confronti di ciò che sono le tradizioni e di ciò che poi è, passami il termine francese, il terroir, no? Che
ogni prodotto poi tipico di un determinato ambiente ha, non è facile. Perché ho cercato, come dire, di spacchettare questo discorso, passami la, diciamo, questo termine. Oggi a livello, chiamiamolo salentino, ecco, il prodotto che ci contraddistingue e che ci ha contraddistinto, diciamo, parlando in termini di piante, di colture, è stato sì l'olivo, l'uva da vino, in poche micro aree, diciamo, del Salento, anche il settore floricolo e orticolo. Oggi ovviamente sappiamo bene come sta camminando, come anzi sta correndo questa batteriosi che arreca danni, diciamo, alla cultura olivicola, quindi dobbiamo aggrapparci e fare leva, una forte leva, su quello che ci rimane, che è l'uva da vino. Abbiamo un forte prodotto che è il Negramaro, ma anche il Primitivo, da parecchi anni, grazie, diciamo, ai consorzi e grazie anche ai grandi imprenditori che riescono comunque a produrre un ottimo vino di qualità, riusciamo comunque a riflettere, quindi far parlare del nostro territorio fuori dai confini, chiamiamo regionali, se non pure nazionali. Sicuramente ci potrebbe essere anche il settore agrumicolo che è, racchiude una piccola fetta, però, perché poi arriviamo verso il Tarantino e in quel caso anche loro stanno avendo grossi problemi, in quanto, diciamo, c'è molta importazione e di conseguenza si riesce comunque a sostituire facilmente quel prodotto. Noi dobbiamo spingere su quello che è, si riesce a non sostituire, quindi l'unicità del prodotto, che è data poi, come dicevo, dalle caratteristiche intrinseche che riesce ad avere il prodotto stesso, quindi il terroir e quindi le caratteristiche che tiene conto, il terroir tiene conto di più fattori, no? Il fattore territorio, il fattore componente abiotica e biotica che poi riescono a dare di un prodotto finito una un'eccellenza. Ci sono altre opportunità professionali analoghe altrove, secondo te? In che senso? Cioè, l'agronomo può lavorare, o meglio, la figura dell'agronomo, sì, è vista solamente all'interno della propria azienda, oppure può sviluppare, può lavorare in altri campi? Allora, la figura dell'agronomo, dicendo occupandosi anche di altro, giustamente, non solamente di agricoltura nelle proprie aziende, no? Quindi un agronomo è anche, come dire, scusami se ti interrompo, cioè ha studiato per diventare un agronomo, quindi il percorso di studi gli ha fatto intraprendere un'attività che potrebbe essere anche il verde urbano, no? O sbaglio? Sì, va bene. Diciamo che la figura dell'agronomo è una figura poliedrica, nel senso che racchiude diversi rami, va dal settore campo, esclusivamente tecnico di campo, dal settore finanziario nel mondo agricolo, al settore che poi riguarda il settore ambientale, ecologico. Devo dire la verità, nel settore ambientale ed ecologico oggi purtroppo c'è ancora poca, ci sono ancora poche figure professionali che si occupano di questo e si dovrebbe spingere in tal senso, perché l'obiettivo di diverse norme ministeriali del Ministero dell'Ambiente, tra cui la legge 10 del 2013, che è la legge fondamentale per ciò che riguarda il rispetto del verde urbano nei comuni, ai quali si dovrebbero poi adeguare tutti entro il 2023-2024 con dei regolamenti del verde e con dei piani del verde. Quindi sbocchi professionali ce ne sono tanti. Oggi l'importante è, io dico sempre, sin da subito, quando un giovane agronomo si laurea deve sondare prima il territorio e capire cosa piace realmente,
e poi perché si rischia di essere abbagliati dalle tante cose che si possono fare, e poi si rischia di non farne nessuna fatta bene, chiaro. E le aspettative sono tante, quindi ci possono essere tante opportunità, come dicevo, dal tecnico di campo al tecnico che si occupa solo di finanziamenti, a colui che si occupa di piani ecologici, di piani di manutenzione, di gestione, di regolamentazione del verde all'interno nel privato e nel pubblico. E come dicevo, in questa fetta ci sono pochi liberi professionisti che si occupano di questo, parlo a livello regionale. Sì, siamo pochi. Perché? Perché comunque ancora i comuni non hanno compreso che bisogna adeguarsi a queste normative che vengono dettate dal Ministero dell'Ambiente. Dal punto di vista, come si può acquisire sin da subito una certa performance? In che senso? Io performance dico perché attualmente chi riesce a coltivare, a produrre, come sta adesso il terreno, perché sappiamo che il terreno purtroppo di Puglia ormai è rovinato da fattori che potrebbero essere sia il troppo di serbante buttato, il fitofarmaco buttato all'interno del proprio terreno, ma anche per tanti altri fattori. Quindi performance, dico, la buona riuscita della coltura, ecco perché io parlo di performance. Quindi ci sono, io ho detto, dal punto di vista come si può acquisire sin da subito una certa performance, quindi diciamo la buona cultura, no? La buona coltura. Sì, questa è una bella domanda, nel senso che dal punto di vista la performance dal punto di vista professionale ovviamente non si può acquisire sin da subito, sicuramente ci vuole perseveranza, ci vuole dedizione, ci vuole impegno. Bisogna lavorare sino a tardi e ci deve essere tanta voglia di imparare, tanta voglia di scoprire. Non bisogna accasciarsi al primo fallimento, perché essendo un settore come dicevo poliedrico, ci sono tanti aspetti che vanno considerati, di conseguenza non si può centrare sempre il bersaglio al primo colpo. Per questo bisogna essere perseveranti. Dal punto di vista, la seconda domanda che mi hai fatto, che se puoi rifarmela, ho capito, però non ho colto appieno il significato, se me la puoi rifare. Ho detto, dal punto di vista, come si può acquisire sin da subito una certa performance, in che senso? C'è la buona riuscita della coltura, perché non è detto che uno quando va a coltivare un qualcosa riesce subito, quindi diciamo può essere pure, no, che ha sbagliato qualcosa. Quindi è questa la domanda di per sé, Enrico, che ti volevo fare proprio per questo. Cioè, questa è una domanda da un milione di dollari, nel senso che le performance, allora io dico sempre, in qualunque cosa che si fa ci vuole l'impegno, ma ci vuole anche la fortuna. Questo cosa significa? Che molto spesso i contadini insegnano a noi agronomi, e questo posso metterlo per iscritto, seppure ci sono poi ovviamente gli aspetti tecnico-teorici che vanno comunque a implementare all'interno di un sistema aziendale. Però la componente fortuna è tanto, quindi la componente meteorologica dice tanto. E proprio io che mi occupo di gestione del rischio a livello ministeriale ti posso assicurare che oggi il comparto agricolo a livello nazionale ed europeo è nella giusta retta dell'assicurazione a livello totalitario aziendale. Cioè, cosa voglio dire? Oggi gli eventi meteorologici, i cambiamenti climatici e quindi gli eventi grandinosi sempre più frequenti di queste annate che si susseguono molto spesso compromettono i redditi delle aziende e compromettono ovviamente degli introiti e la buona riuscita di un raccolto. Questa è una componente, può incidere per il 60-70%, e stanne certo, Davide. E quindi ho visto vigneti un giorno prima della vendemmia essere perfetti e distrutti 5 ore prima della raccolta. Quindi
molto spesso, e per questo dicevo il fallimento o la buona riuscita, che molto spesso non avviene, non è dovuta a noi, per cui bisogna essere contenti quando un lavoro lo si fa con dedizione, con passione, e voglio dire, ce la mettiamo con dedizione, quando uno ci mette l'impegno, cerca di sbagliare il meno possibile, però si sa, no, che purtroppo siamo umani, quindi certo, qualcosa non va. Quanto pensi che sia importante per l'azienda dell'agroalimentare leccese commercializzare le proprie eccellenze gastronomiche all'estero e migliorare pertanto il proprio vantaggio competitivo? Bella domanda. Allora, studiate. Eh? Sono tutte domande studiate e io lo dico, lo devo dire in diretta, io con Enrico ho fatto un corso a Bari, quindi più o meno le domande sono state mirate più o meno anche a quello, anche poi la sua, no, diciamo, certa bravura che lui ha, quindi comunque c'è stato un po' di studio nelle domande, nel fargli le domande. Sì, sì, sì. Allora, oggi l'obiettivo, faccio questo preambolo, ecco, l'obiettivo importante e fondamentale dell'azienda e mi ricollego poi a quello che dicevo inizialmente, no? Quando noi entriamo in un'azienda e siamo, come dire, i programmatori economici, tecnici del settore agricolo. Quindi, che cosa significa? Fondamentalmente, quando si gestisce un'azienda al cliente, quindi all'imprenditore, non importa di come deve essere gestito il processo, importa come va a finire il processo e quanto genera quel processo in termini di PLV, se non proprio in termini di reddito netto. Uno dei fattori importanti che oggi può andare ad aumentare quello che è, come dire, la performance economica di un'azienda, innanzitutto è chiudere la filiera, quindi dal campo alla tavola, e questo è una formula che oggi sempre più viene anche incentivata dalle politiche regionali, nazionali ed europee. Anche se su questo ci metterei ora, come dire, stenderei un velo pietoso su quello che poi riguarda la politica di incentivazione a livello regionale, perché sappiamo quello che sono stati oggi poi i programmi di sviluppo rurale e che tipo di problemi hanno arrecato al settore agricolo. Ovviamente racchiudere la filiera e riuscire a produrre un prodotto finito ed esportarlo all'estero, facendosi, come dire, sfruttando quello che è poi l'Italian sounding fondamentalmente, significa aver raggiunto l'obiettivo al 100%. Parlavo di Italian sounding perché? Perché molto spesso, faccio un esempio molto banale, anche quando si va a comprare una borsa, no? O un pantalone, un giubbino, spesso la commessa ci risponde e dice: ma questo è un prodotto italiano? Questo è un prodotto italiano. Cosa significa? E noi subito abbocchiamo al prezzo, seppure più alto, no? Perché noi come manifattura, industria, agricoltura e turismo siamo i numeri uno a livello nazionale. A livello salentino, a livello regionale e a livello salentino, noi possiamo, vendere nel nostro prodotto anche il territorio. Quindi, riuscendo ad esportare il nostro prodotto all'estero, stiamo vendendo non solo la materia prima, ma stiamo vendendo anche il nostro territorio, la nostra immagine che si riflette e porta dal ritorno poi ai turisti. Quindi è tutto un meccanismo, una locomotiva di vagoni, ognuno che ha la propria mansione. Quindi il vantaggio competitivo di cui tu mi facevi la domanda è proprio questo. Il vantaggio è quello di creare e racchiudere un cerchio e creare un circolo virtuoso, e deve essere, per questo io cerco di dire sempre, le aziende agricole devono essere incentivate a chiudere la filiera e non mirate alla mera produzione della materia prima, perché la mera produzione della materia prima significa produrre l'80% del prodotto di qualità
e lasciare quel 20% in mano agli altri, sul quale ci ricaricheranno il 300-400% del loro guadagno. Diciamo in poche parole, Enrico, ti faccio un esempio pratico. Un quintale di Negramaro oggi può stare dai 50 ai 60 euro, ok? Vendendolo diciamo nella grande distribuzione, quindi grandi cantine, loro riusciranno a, con una resa del 70%, riusciranno a fare 70 litri di vino. Questi 70 litri di vino riusciranno a fare 80 bottiglie da 750 ml che, vendute in uno scaffale di un supermercato a 3,50 euro la bottiglia, fatevi un attimo i conti voi, sono 3x8, 24, 5x8, 40, stiamo parlando di 280 euro, di 280 euro, quei 50 euro di guadagno che ha avuto l'agricoltore, la cantina ne ha avuti 200. Quindi questa differenza che c'è, e ho parlato, ho detto un prezzo 3,50, ho detto un prezzo bassissimo, ecco, parliamo di bottiglie che possono andare dagli 8 ai 9 ai 10 euro, e quindi il ricarico che ci può essere per una grossa cantina e può andare anche 10 volte su. Quindi chiudere la filiera ed esportare il prodotto all'estero è di fondamentale importanza, e dobbiamo fare leva su questo proprio perché diciamo oggi ci rimane ben poco in Puglia e maggior ragione nel Salento. Dobbiamo sfruttare questa opportunità, l'opportunità di una ripartenza. Ovviamente è difficile e non è a breve termine, diciamo, la ripartenza, perché diciamo, andare a risollevare un territorio che è stato, come dire, buttato a terra in 4-5 anni da un batterio così killer, non è facile risollevare il settore agroeconomico, ecco, di questo territorio. Scusatemi, c'è una domanda che mi viene fatta proprio da Gianmarco Lucarelli, dice: cosa ne pensa della sostenibilità e se può rappresentare una leva importante per lo sviluppo del territorio? Sì, allora, come dicevo all'inizio, allora Sì, ci sei, tranquillo. Ok, come dicevo all'inizio, lui diceva la sostenibilità, che cosa? Guarda, ti metto una domanda e una impressione. Dice: cosa ne pensa della sostenibilità e se può rappresentare una leva importante per lo sviluppo del territorio? Ok, sì. Allora, innanzitutto, vabbè, la sostenibilità, abbiamo parlato di sostenibilità di processo e quindi di quello che poi, no, va in un certo qual modo ad arrecare la... il processo agricolo e quindi l'insieme di tutte quelle pratiche agricole, come possono impattare a livello ambientale e a livello ecologico. Ovviamente come si può fare leva? La domanda è un po' contorta, però cercherò di rispondere bene a questa domanda. Allora, fare leva sul territorio, beh, sicuramente, come dicevo prima, fare leva sul territorio oggi a livello salentino, la ricetta più importante è quella: o creare dei consorzi e creare delle organizzazioni di produttori serie che riconoscano il vero il vero compenso all'agricoltore. L'agricoltore ovviamente si deve impegnare a fare prodotto di qualità, e quindi dobbiamo scordarci le grandi produzioni per ettaro, dobbiamo scordarci l'utilizzo smoderato di agrofarmaci, di stimolanti e quant'altro, e puntare a un prodotto di qualità che sia identificativo del territorio. Ok, quindi la domanda è stata risposta. Adesso parliamo un pochettino dell'ulivo, no? Perché sappiamo cosa c'è attorno all'ulivo. Cosa ne pensa delle polemiche sull'abbattimento dell'ulivo? Perché si stanno dando ad abbattere alberi.
Allora, cosa ne pensa di questo abbattimento? L'Ulivo è, diciamo, sì, è infetto. Quindi, diciamo, cosa bisogna fare? Diciamo, prima di cosa ne pensa innanzitutto della polemica? Perché c'è una polemica attorno a questo Ulivo infetto. Volevo sapere da parte tua, da agronomo, un parere tecnico, cosa gira intorno a questa polemica, e vorrei sapere il suo modo di pensare in merito a tutto ciò. Allora, questa polemica è un cane che si morde la coda, fondamentalmente. Io la considero una polemica sterile, in quanto, diciamo, è una legge, e essendo legge in quanto tale va rispettata. È una normativa comunitaria, recepita poi a livello nazionale e regionale, ed essendo in quanto tale deve essere rispettata. Molto spesso ci sono stati dei rallentamenti burocratici, frenati proprio anche da comportamenti generati poi da pressioni di personaggi che pensavano di rispettare l'ambiente, ma in maniera indiretta hanno colpito l'ambiente 3 volte, bloccando gli abbattimenti. Non so se è chiaro quello che dico. Se c'è qualcosa di poco chiaro, mi puoi fermare, e ripeto. Il modo, diciamo, le polemiche per l'abbattimento ci sono state e ci saranno sempre. Io sono un produttore olivicolo, e chi meglio di me potrebbe, come dire, essere, come dire, restio all'abbattimento. Perdonami un secondo, ti interrompo, Enrico, ti dico anche, ma la xylella che usano e parlano tanto, sì. La xylella non è la xylella è, diciamo, il virus madre, il ceppo madre, come negli umani in questo momento si sta prendendo quello cosiddetto COVID, no? Nella persona, quindi la pandemia, diciamo, sì. Però la xylella non è colpita, cioè non ha, e questo che voglio far capire anche un pochettino ai nostri lettori, diciamo, ai nostri ascoltatori, no? Cioè, il discorso è la xylella non va a colpire solamente l'ulivo, ci sono state altre nazioni, tipo l'America, la California, che ha colpito anche il settore ovicolo, lì non c'è stato bisogno sicuramente di tagliare la vita, no? Allora, bisogna un attimo fare un passo indietro. Bisogna fare un passo indietro. Innanzitutto, la xylella è un batterio, che vive e si riproduce all'interno dell'apparato conduttore della linfa grezza delle colture vegetali. Ci sono delle piante che resistono alla presenza e quindi riescono a coesistere e convivere con questo batterio per una serie di aspetti fisiologici. Ci sono altre specie e dico anche varietà, e dopo ne parleremo anche di questo, che non riescono a sopportare questo chiamato microfilm che riesce a generare all'interno di vasi conduttori xilematici questo batterio. Sicuramente in passato questo batterio ha colpito altre colture in altri territori e in altri continenti, andando a creare poi degli squilibri anche economici e in altri territori. Sicuramente poi sono state trovate delle soluzioni con nuove varietà, e sicuramente, ripeto, la scienza non conosceva tanto, e quindi non hanno ritenuto forse opportuno di non abbattere, non lo so dove, a chi facevi riferimento tu, forse in America, non lo so. Oggi l'unica soluzione è viaggiare con varietà resistenti. Non ci sono delle cure alla xylella, non esistono cure per la xylella, bisogna convivere con questo batterio. Diciamo la miglior cura in questo momento è l'abbattimento, Enrico, perdonami. Allora, ad oggi scientificamente sono considerate resistenti, tolleranti, due varietà, sono Favolosa e Leccino, e di queste due varietà stanno rispondendo bene al batterio xylella.
Per cui tutte le altre varietà, si è visto il risultato, sono state attaccate e hanno avuto, diciamo, la morte purtroppo. Per cui la scienza sta facendo grandi passi, ci sono altri colleghi professionisti anche del Sud Salento che si stanno impegnando con nuove varietà, con l'utilizzo di semenzali e quindi di selvatici per... Perdonami un secondo, io perché poi no, stavo facendo, ho detto durerà un'oretta, ma come vedi quando si parla di xylella purtroppo si vanno a toccare degli argomenti, ma è vero che alimentando l'albero, quindi mettendolo e fanno, diciamo così detto, mangiare, no? Mangia il compost, quindi sostanza organica, zinco, materiali, no? Potrebbe rinascere la pianta? Cioè, a livello di... Io, a me interessa molto la medicina tecnica, quindi anche quello... Parlando... Dimmi Enrico, dimmi. Stiamo parlando di palliativi, stiamo parlando. Ad oggi non ci sono delle prove scientifiche che vanno a comprovare la cura e quindi una ricetta che riesce a salvare la specie olivo da xylella. Questo deve essere messo ben chiaro in caratteri cubitali. E mi viene cui... un'altra domanda, e come mai, sarà stata una coincidenza, dico io, come mai vengono, come dire, sono salvate queste, cioè le piante affette da xylella si sono salvate, come mai? Cioè, bisogna vedere, io ti parlavo di palliativo, bisogna vedere nel momento in cui... Scusami, è un palliativo a livello di terreno, quindi c'è qualcosa all'interno del terreno che va, diciamo, a miscelare il compost già esistente nel terreno, oppure di ex novo, diciamo, c'è qualcosa, oppure bisogna inserire altro? È questo che mi piace sapere e far capire agli ascoltatori, perché mi sono giunte molte domande durante il nostro tra un giorno all'altro. Io ci tenevo in questo momento a dirtele, ti ho detto prima proprio per questo motivo, per non toglierti il bello. Cioè, se uno va a sperimentare l'ossido di zinco, ammettiamo il caso, questo zinco fa effetto alla pianta, potrebbe essere, come dire, un medicinale, cioè, e non arrivare all'abbattimento, morale della favola. Allora, sicuramente ci sono dei meccanismi di induttori di resistenza, ok? Ci sono delle sostanze naturali che vanno ad indurre, a aumentare le forme di resistenza che la pianta può mettere in atto nel momento in cui un patogeno, qualunque patogeno, che sia un virus, che sia un batterio, che sia anche un entomofago, quindi un insetto, tutte le piante hanno dei meccanismi, diciamo, di resistenza. Molto spesso però, se il patogeno è più forte e riesce a superare questa sorta di barriera a questa forma di resistenza che noi andiamo a mettere in atto nella pianta, quindi se il batterio è più forte, non stiamo parlando di tecniche palliative. Ripeto, oggi la scienza non ha trovato una medicina che vada a sanare le piante d'olivo da xylella. È chiaro? Solo mediante l'utilizzo di due varietà. Oggi si stanno sperimentando nuove varietà, selvatici, incroci di nuove varietà, e quindi sviluppi di nuovi incroci, nei quali si sta inoculando il batterio xylella e si sta monitorando settimana per settimana, stagione per stagione, sia la produttività e anche la performance di questa pianta e la risposta che ha con l'inoculazione di questo batterio. È chiaro, Davide? Mi senti, Davide? Ho detto quindi, diciamo, che la parola performance c'è, quindi sì. la parola performance viene usata anche nel campo agricolo, quindi non ho sbagliato a usare la parola performance. Sì. Diciamo, l'hai detta tu, quindi mi piace perché rida, capito? No, mi sta piacendo questo discorso. Un altro discorso, un altro argomento
del campo agronomo, no? Diciamo dell'agricoltura, e quindi del tuo campo madre, diciamo, è proprio la potatura, no? Non voglio che ci siano, diciamo, fra la xylella e quanto altro. Qual è secondo te il modo giusto di potare? Quindi sappiamo benissimo, penso che chi ci sta ascoltando, visto che comunque gli occhi stanno salendo, e questo mi fa veramente piacere, le interazioni stanno salendo, quindi diciamo ti sta piacendo seguire questo argomento, Enrico, quindi non ho sbagliato per l'ennesima volta a parlare di medicina vegetale, quindi questo è mi fa molto piacere, quindi gli ascolti ci sono. Diciamo, qual è... cos'è che ti senti? Sento un ritorno. Ok, adesso ci siamo. Ho detto, qual è secondo te il modo giusto di potare? Sappiamo che potature ce ne sono, diciamo, a go-go, però sì. Qual è secondo te, anche nel periodo in cui dobbiamo affrontare, perché sappiamo che a marzo-aprile iniziano le cosiddette prime potature, no, degli alberi, secondo sì. te qual è la giusta potatura? Allora, innanzitutto di che specie stiamo parlando? Perché poi la potatura parliamo in generale, Enrico, non parliamo di una potatura parliamo dell'ulivo, e poi magari se c'è, anche se in questo periodo si fanno molto limoni no, e qualcos'altro, se non sbaglio nel periodo di aprile si iniziano a potare i primi limoni, no? Sì, allora, vabbè, racchiudiamo in specie, così ti dico i periodi. Sì, io le so, e per gli ascoltatori... Certo, no, perché sennò poi si rischia di fare confusione, va bene, sì, allora sì. Io per certe cose mi piace essere metodico sul lavoro, poi il resto... Conosco, so come sei. Quindi, allora, bisogna racchiudere, diciamo, in diversi periodi le diverse specie, quindi la tua domanda era qual è il modo giusto di fare la potatura. Innanzitutto il modo giusto e il tempo giusto, no? Quindi a seconda della specie, tu hai dato l'input degli agrumi, va bene, il periodo giusto e ottimale per potare gli agrumi va nel periodo che va da fine marzo fino alla fine di aprile. Poi ci sono altre specie. Ovviamente la forma, il tipo di potatura, la forma di allevamento deve essere data in funzione anche della destinazione produttiva che io devo andare a dare a quella pianta. Oggi si parla tanto di vaso policonico e quella è la forma di allevamento che viene data maggiormente ai frutteti, o meglio nel Sud Italia. Poi abbiamo delle forme di potatura monodimensionali o chiamate bidimensionali, quindi a spalliera nel nord Italia. Basti pensare ai meleti, ai pereti. Qui abbiamo delle forme di potatura praticamente piatte, abbiamo le cosiddette spalliere di pereti, di meleti. Però diciamo, ragioniamo, le tecniche di potatura possono essere le più disparate in funzione, ripeto, della destinazione produttiva, della varietà, della specie, del territorio in cui siamo. Poi ci sono anche poi delle tradizioni anche che, come dire, rientrano anche nella tecnica di potatura di un determinato territorio. Ok, quindi diciamo non c'è una potatura specifica, Enrico, cioè facciamo capire un pochettino qual è la potatura a pioggia, spiegaci più o meno, fai capire ai nostri ascoltatori le tipi di potature, no? Perché si va a una potatura a pioggia, si va a una potatura, diciamo, da dare la propria forma, no? Quindi spiegaci più o meno dacci qualche esempio di potatura tecnica, parliamo, Certo. Scusa che gli faccio questa piccola parentesi, ma e poi chi ha presto a sentire anche in futuro la nostra intervista, sarebbe bello magari che capisca effettivamente come si fa una potatura, quindi che cos'è, soprattutto anche come si può realizzare, quali sono i tipi, poi se lo vanno a cercare anche tramite internet, che ci sono parecchie guide molto interessanti. A te la parola. Sì. Allora, vabbè, in che specie vuoi che ti descriva? No, parliamo in generale dei limoni, parliamo dell'ulivo stesso, se c'è qualche pianta che comunque è attiva ancora, produce.
Sì. Allora, innanzitutto, diciamo, la potatura a pioggia oggi è una potatura molto antica, diciamo, nell'areale barese, no? Infatti spesso viene definita come la potatura, come dire, nell'eccese viene definita la potatura barese, perché noi purtroppo abbiamo delle piante che hanno quasi 200 anni di vita in più rispetto a quelle che si trovano a 100 chilometri in su da noi, per cui quindi applicare quella forma di potatura a quel tipo di olivicoltura non è facile. Altri tipi di potatura che si possono avere su due piedi vengono, perché potremmo parlare fino a domani mattina a seconda delle specie. Diciamo, parliamo di una potatura specifica, quella a pioggia, diciamo, è quella usata un po' da tutti, no? Per alleggerire un pochettino il carico del proprio albero, no? Per dare una certa forma ai vari tronchi, alle varie gemme che escono di fianco ai propri rami, i cosiddetti schiattuni d'eccesi. Sì. Quindi vediamo un pochettino la cosa più semplice, è quella a pioggia. Allora, chi viene fatta quella potatura a pioggia? Potatura a pioggia io non l'ho mai sentita dal punto di vista tecnico, quindi se riesci tu a dirmi a che tipo di potatura fai riferimento, sicuramente vuoi dirmi qualche quella potatura pure che di tipo drastico. Che tipo drastico, bravo. Allora, per questo ho voluto un attimo che me lo specificassi, perché avevo capito, come dire, dal punto di vista figurativo, ma non verbale. La potatura drastica generalmente è stato un errore in parte, perché, come già vi anticipavo, ovviamente il nostro Salento, il Salento olivicolo, nasce come destinazione produttiva dell'olio lampante. Grazie all'olio lampante noi riusciamo ad avere oggi un barocco. L'olio lampante veniva venduto nei porti di Gallipoli per illuminare tutto il Mediterraneo. Queste piante risalgono a più di 300, 400, 500 anni. Stiamo parlando di monumenti che superano molto spesso anche i 10-12 metri. A fronte di piante che comunque, se le andiamo a confrontare con quelle dell'areale nord brindisino, sino poi ad arrivare, diciamo, nel cuore della Puglia olivicola, quindi Andria, Corato, Bitonto, Molfetta, Giovinazzo e quant'altro, dove l'olivicoltura diciamo, ha un'altezza media, la pianta d'olivo, di 3 metri, 4 metri, / 5 metri, è ovvio che la facilità di potatura aumenta sempre di più all'aumentare, diciamo, del posizionamento geografico nella regione Puglia. Ovviamente, che cosa significa questo? Significa che andare a governare mediante il sistema di potatura una pianta d'olivo alta 10 metri è ovvio che molto spesso comportava una modificazione proprio della forma di allevamento, e quindi ha creato spesso delle forme di potatura molto drastiche. Queste forme di potatura molto drastiche hanno creato poi, arrecato delle alternanze di produzione, quindi la cosiddetta annata di carica e annata di scarica. La pianta d'olivo non è una pianta alternante, fondamentalmente. Quando nasce non è alternante, diventa alternante nel momento in cui ci sono degli stress biotici o abiotici. In questo caso, voglio dire, c'è l'uomo che ha creato e ha fatto da stress queste situazioni, che ha fatto stressare la pianta, e di conseguenza ci sono stati delle ripercussioni poi sull'alternanza di produzione, quindi cosiddetto annata di scarica e annata di carica, no? La potatura più idonea è quella fatta annualmente, nella quale, diciamo, devono essere, come dire, pianificate potature, quindi di polloni e succhioni, ordinariamente, non fatti ogni 3 anni, 4 anni, e una leggera potatura di
di formazione. Questo ci permette di avere una produzione equilibrata e ovviamente di andare ad arrecare quanto meno stress possibile alla pianta. All'interno della propria provincia, no? Perché provincia di Lecce, regione Puglia, sì, lo stanno facendo, vedi le piante che sono, come dire, oltre lo stress, perché ormai le piante sono tutte stressate. Non ci sono più piante sulle quali posso vedere forme di potatura. Quindi ormai non si può vedere più nessun tipo di potatura. Bravo. Dobbiamo aspettare le nuove favolose vicine che stanno crescendo. I nuovi rimpianti. Allora, lei ha diretto un numero. Adesso passiamo a un altro argomento dove il dottore Guerrieri è molto preparato in tutto ciò. Non per questo è anche consulente del Ministero dell'Agricoltura. Lei ha diretto numerosi progetti volti a migliorare la qualità del verde nelle aree urbane. Ci può dire di quale attività lei è più orgoglioso? Allora, quale ti senti bello? Sono contento di aver fatto quella cosa. Siccome ne ha fatte tante. Sì, allora, innanzitutto diciamo che quello che riguarda, diciamo, il settore delle aree del verde urbano è una delle mansioni che ho avuto a livello, come dire, di pubblica utilità, no? E la cosa importante della quale ne vado fiero è innanzitutto aver redatto dei piani del verde specialmente per piccoli comuni. Basti pensare una cosa, diciamo, oggi il Ministero dell'Ambiente detta delle norme nelle quali comuni al di sopra di 15.000 abitanti dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2020, erano comuni sino ai 20.000 abitanti, dovevano munirsi di un piano del verde e di un regolamento del verde urbano. Il mio comune di Novoli, 8.000 abitanti, quindi meno della metà, ha già un piano del verde e un regolamento del verde urbano. Questo sta a significare che innanzitutto è un'attività di programmazione delle attività di pianificazione del verde e di gestione. Quindi io cerco sempre di spingere tutti i comuni a munirsi di questo piano, perché innanzitutto ti permette di andare a gestire dal punto di vista proprio ambientale quelle che sono le norme e di rispettare poi le normative. Lei giustamente ha anche insegnato tu in diversi corsi di livello universitario. Quali sono i valori più importanti da trasmettere ai giovani che intendono diventare dottori agronomi? Questa è una bella domanda. Allora, innanzitutto bisogna lavorare fino a tardi, ragazzi. Questa è una cosa importante. Io basta pensare, ho altre 2 ore e mezzo di lavoro dopo che chiudo qui, per cui augurare innanzitutto, questo è un mestiere che ti deve piacere, è un mestiere che deve dare soddisfazioni anche a livello emotivo, non solo a livello monetario, perché le soddisfazioni a livello monetario poi nella vita sicuramente vengono, ma quello che deve essere, come dire, ci deve essere, bisogna essere appagati di quello per il quale si lavora, no? Molta professionalità in tutto ciò. Ma oggi purtroppo non è più come una volta. Una volta c'erano 20 agronomi in una provincia, oggi ce ne stanno 20 in un comune, 2 in ogni via. Sono diventati tutti quanti ambientalisti, tutti quanti capiscono di agricoltura. Guarda, è l'avvento dell'agricoltura. Cioè, tu, credimi, mi ha fatto una considerazione che volevo farti dopo. Tutti quanti dottori agronomi, tutti sì, quanti capiscono di verde. Io dico, vabbè, ma sono io che sto vedendo male? Oppure c'è veramente questa forte necessità di allievare proprio il terreno? Cioè, proprio tutti vogliono coltivare. Magari c'è gente che non prenderà mai la zappa in mano, però magari è bravo a realizzare piani del verde. Un'altra domanda. Sì, quando mi parlavi di piano del verde, no? Giusto per dare anche una definizione, una
come dire, un significato, perché ancora questo strumento non è molto conosciuto, proprio perché, diciamo, è poco diffuso. Il Piano del Verde rappresenta fondamentalmente uno strumento integrativo di pianificazione urbanistica a livello proprio generale e prevede fondamentalmente il miglioramento dei servizi, sia quelli che possono essere quelli ecosistemici, ma non solo, anche culturali. Perché? Perché allestire e pianificare la piantumazione di determinate specie su una circonvalazione o su un grande parco è quello che poi si riflette nei prossimi 10, 20 anni, 30 anni. Quindi bisogna in un certo qual modo essere anche pianificatori di un territorio, essere strategici e partire poi anche dal patrimonio che si ha per poter fare poi delle valutazioni future. Molto spesso ci si ritrova a dover valutare delle situazioni, e questa è una cosa molto recente che è capitata, spesso ci si trova a fare delle valutazioni su dei patrimoni del verde all'interno di comuni che sono, come dire, fatiscenti, perdonami il termine, però è dovuto molto spesso a mancanze delle amministrazioni, molto spesso a lavori fatti male, molto spesso a mancati monitoraggi di coloro che effettuano i lavori del verde nei centri urbani, che purtroppo poi si ripercuotono sulla sicurezza pubblica e su quello che poi è il verde urbano in tal senso, ecco, nel comune. Ci sono delle regole particolari da seguire in questo campo, quando si va a toccare il campo del verde, no? Del verde pubblico, del verde ramo, l'hai detto poco anzi, no? Ci sono delle regole ben precise da rispettare, no, Enrico? Beh, certo. Allora, innanzitutto bisogna conoscere la materia, bisogna conoscere dei protocolli ministeriali di valutazione, bisogna conoscere anche la pianificazione del territorio. Infatti, come ti rispondevo prima, infatti la mezza domanda l'avevo già compresa, pianificare all'interno di un ambiente urbano non è facile, perché innanzitutto ti metti sotto l'occhio del ciclone, di quello che è poi la valutazione, dei professionisti complementari, non dei colleghi, perché con i colleghi mi piace molto collaborare. Molto spesso i colleghi complementari, i professionisti, ovviamente chi pianifica il territorio dal punto di vista urbanistico spesso non ha gli strumenti per poter pianificare il territorio dal punto di vista urbano. Io sono anche membro di commissioni paesaggio, nonché anche vicepresidente. Lo dico, tanto tu, no. Il curriculum tuo si può mettere tranquillamente esporto, dai. Non serve. Bisogna portare a casa i risultati. Bravo. Quindi quello che cerco sempre di far risaltare è proprio questo, cioè la figura dell'agronomo all'interno anche di un ambiente urbano è importante, che sia l'agronomo ma che anche sia il dottore forestale. Molto spesso i problemi che si hanno a livello urbano sono dovuti proprio a mancata conoscenza di quello che è il settore. Io di certo non mi metterei mai domani mattina a pianificare una palazzina di 3 piani, non mi metterei mai a pianificare e a progettare un marciapiede, perché non conosco le norme e non so, posso conoscere la differenza tra il tufo e il cemento, ma non posso sapere che cosa può essere, diciamo, una normativa in tal senso. E lo stesso voglio che venga fatto anche per ciò che riguarda il nostro settore. Molto spesso pianificazioni di specie particolarmente pericolose, specie particolarmente suscettibili dal punto di vista fitosanitario, specie particolarmente sensibili suscettibili dal punto di vista anche nutritivo e idrico, sono state messe in ambienti urbani in punti in cui non dovevano stare. Quindi non erano le piante giuste per il posto giusto.
e questo lo decide solo colui che riesce a pianificare il territorio urbano. Non lo può fare un ingegnere, non lo può fare un architetto, come l'agronomo non può sostituire l'architetto o l'ingegnere, sia ben chiaro. Parliamo, quindi, abbiamo già parlato tanto di verde pubblico, una cosa, medicina vegetale, voglio, non ci dilunghiamo molto sulla parola medicina vegetale perché c'è da parlare due giornate solamente di cos'è la medicina vegetale, però in maniera molto schematica e molto professionale, perché dottor Enrico, quando si parla di medicina vegetale, mi ha precisato, mi raccomando, fammi la domanda dove parliamo della medicina vegetale, perché ultimamente c'è questa, diciamo, questa distinzione, quindi diciamo non te l'ho fatta la domanda. No, te l'ho fatta perché mi sembra proprio giusto, no, dire, mi raccomando, fammi la domanda dove parliamo di medicina vegetale. Io gli ho detto, guarda, che si deve parlare di medicina vegetale perché, diciamo, di medicina vegetale ultimamente, Enrico, parliamoci chiaro, nessuno vuole aprire bocca perché cadono nel contraddittorio. Parecchie persone, anche i grandi studiosi, vanno proprio cadono nel contraddittorio e nel ridicolo, e molto spesso enunciano, diciamo, concetti che sono fuori dal normale. Cioè, medicina vegetale, cos'è la medicina vegetale, dottore Guerrieri? Allora, questa è una frase che può valere uno o può valere dieci, una domanda, nel senso che posso darti una risposta in un secondo e una risposta in un'ora. La medicina vegetale è quella branca della scienza che si occupa di andare a gestire ciò che riguarda le fitopatie e le malattie derivanti da patogeni vegetali. Patogeni vegetali. Questo è il vero concetto di ciò che è la medicina vegetale, quindi ficcatevelo in testa, amici ascoltatori, quando sentite parlare di medicina vegetale, non è la medicina, la cura di una malattia, e bensì ciò che c'è qualcosa che si occupa della fitopatia, quindi la fitopatia poi sappiamo benissimo che cos'è. Qua mi stanno tempestando di commenti, Enrico, veramente tanti commenti. Io non riesco a vederli, però non so. Vai a commenti sopra, sulla schermata tua sopra c'è commenti, comments, premi quell'icona e vedi che te li vedi. Un'altra domanda, è sempre consigliato l'uso di medicina o di fitofarmaci su piante infette? Ripeti, scusami. Ho detto, è sempre consigliato l'uso di medicina, della medicina, quindi a questo punto di medicina vegetale, o fitofarmaci su piante infette, che sia xylella, che non sia uno xylella, qualsiasi fitopatia che la pianta o l'albero ha, oppure basta una semplice potatura di stagione per sanare la pianta? Su questo voglio che ci metti un qualcosina in più di Enrico, per un semplice fatto, perché alcuni amici, no, io poto l'albero si riprende, ma non è così, no, sostanzialmente, Enrico, no? Enrico, sì, anche qui potremmo dare troppe risposte, vabbè, ma allora la risposta che ti do, questa qui, è, come dire, perché poi il tempo stringe. Sì, abbiamo quasi finito. Tu mi hai parlato di un, come dire, un eventuale ipotetico mezzo di lotta. Sì, che non sì. È che non è chimico, ma è un mezzo di lotta fisico. Un mezzo di lotta fisico può essere può essere anche una potatura, alias esportazione di un eventuale ramo, branca secca, nel quale, secco o infetto. Ovviamente oggi io cerco sempre di spingere molto sulla lotta integrata nell'agricoltura. Come ti parlavo prima all'inizio, no? In media stat virtus, perché? Perché oggi c'è stato un uso smoderato della chimica, sicuramente. Io non sono il tipico, come dire,
non mi piace nemmeno dire ambientalista, seppure cerco, come fino a poco fa, come dicevo, sono un tecnico che mi occupo, diciamo, di verde urbano, e quindi chi più di me può essere ambientalista, rispettoso dell'ambiente, rispettoso di coloro che vivono l'ambiente, perché quando ti occupi di questo poi essere ambientalisti ed essere sostenibilmente ambientalisti è importante, no? E quindi non bisogna solo fare dei post su Facebook o fare scoop per accaparrare, come dire, follower, i cosiddetti follower, che sono la ragione di vita dei ragazzi di oggi. Quindi la cosa di cui ti parlavo, la risposta che volevo dare, diciamo, alla tua domanda era questo: l'utilizzo oggi dell'agricoltura, della chimica, sicuramente esiste, perché la chimica risolve i problemi. Un'altra domanda, così mi rispondi anche di conseguenza a questa domanda che io ti farò, perché sono rimaste le ultime due. Ma perché si sta usando molto questa chimica in agricoltura? Dico, proprio questa è la domanda. Cioè, tutti quanti usano la chimica, ma fa male chimica, tanta chimica nel terreno, o sbaglio? Allora, come ti rispondevo, bisogna andare cauti in queste risposte, perché molto spesso si può essere fraintesi. Allora, la chimica risolve determinate problematiche. Io, in qualità di tecnico e in qualità di conoscitore della materia nel mio piccolo, cerco sempre di applicare la lotta integrata. La lotta integrata che cos'è? Praticamente la definizione di IPM, definito a livello comunitario, Integrated Pest Management, cioè l'utilizzo integrato di diversi mezzi di lotta, dove si utilizza il mezzo di lotta chimico, fisico, meccanico, biologico. Questo a cosa serve? Prima, con la chimica, nel momento in cui c'era una fitopatia, l'unica risposta, l'unica soluzione poteva darla la chimica. Oggi ci sono nuovi strumenti, nuovi prodotti sostenibili dal punto di vista anche, diciamo, dell'ambiente, che riescono a darci delle soluzioni. Quindi trovare delle cure alle piante, e questo ovviamente sta al tecnico riuscire a proporre dei piani di gestione, dei piani di coltivazione, dei piani di fertilizzazione sostenibili all'agricoltore, andare ad evitare degli usi smoderati. Ci sono poi delle normative, basti pensare al piano d'azione nazionale degli agrofarmaci, è un regolamento nazionale del 2012 che legifera proprio questo, e ci permette di dare delle linee guida. Io cerco sempre di rispettare un disciplinare di produzione integrata, quello che viene adottato da ogni regione per ogni tipologia di coltura, il quale ti permette di dire, come dire, di utilizzare un determinato principio attivo un tot di volte all'anno per quella coltura, e può essere alternato ad altri mezzi di lotta. Si può fare monitoraggio, si può fare prevenzione. Il monitoraggio è alla base della lotta. Perché se io vado a monitorare un patogeno, non vado a fare dei trattamenti a calendario. Vado a monitorare finché il potenziale di inoculo non è importante dal punto di vista del danno che può andare ad arrecare alla mia coltura. Ormai non esiste il trattamento a calendario. La domanda successiva è proprio questa, perché sappiamo benissimo che quando si parla di cultura, di agricoltura biologica, è quella, no? Proprio che va il biologico 100%, no? Cos'è meglio, l'agricoltura biologica oppure quella attuale ricca di contenuti chimici? Perché ben sappiamo che le vecchie, diciamo, la vecchia coltivazione, no? Il vecchio coltivare l'olivo o qualsiasi altro frutto, no? I nostri nonni, diciamo, proprio sono, no? L'emblema della vera agricoltura, no? Quando era il periodo, andavano, potavano l'albero, magari li buttavano, non dico qualche diserbante, ma buttavano qualche sostanza che era naturale, quindi non chimica. Quindi il biologico è 100%, no? Quelli possiamo dire che, ma effettivamente io, al mio punto di vista, da
esperto e inesperto, dico, perché qualcosa la so e qualcosa non la so in merito a tutto ciò, preferisco più un olio biologico che un olio, io lo chiamo concimato per lo più, un olio lavato, perché l'olio lampante, quello biologico lampante, proprio l'olio buono, è quello coltivato proprio, no? Cioè è una questione di logica. L'olio evo, che e possiamo dire l'olio quello bellissimo, quello proprio che lo vedi giallo oro, no, come è la parola, no, della dell'olio, no, l'oro giallo viene viene considerato. Se, no? dimmi. Sì. Questo qua è la, secondo me, no, è preferibile l'agricoltura biologica o l'agricoltura, ma c'è qualche tecnica particolare per seguire l'agricoltura biologica, oppure uno si può alzare la mattina tranquillamente e dire io coltivo, io faccio l'esempio e poi ti faccio parlare, no? Io tengo due limoni nel giardino, questi due limoni sono venuto qui, il padrone li voleva letteralmente tagliare, ho detto no, tu l'albero non tagli, perché io considero che l'albero una volta piantato ci devono essere proprio casi estremi per poterlo eradicarlo e quindi abbatterlo. Non ti preoccupare, lo salvo io. Oh, gli ho buttato farina di riso e amido di riso, sia all'arancio che al limone, sono usciti ogni mese, il limone produce limoni a gogò e sono belli, perché io non l'ho usato, io non ho usato il sapone liquido per poter lavare il limone, io gli butto l'acqua e quella, diciamo, quella fumaggine, come è chiamata il termine tecnico vostro, quel nero che si ha sulla sulla parte, diciamo, del limone, del frutto, le foglie sono limpide, non c'è nessun tipo di residuo di insetto, quindi non c'è nessun, il limone sia l'arancio, quest'anno mi hanno fatto tanti limoni, quindi cioè, è normale, un po' di acqua la butti, anche perché devono anche bere loro, no? Perché sono delle persone umane, quindi sono degli esseri umani, però vegetali. Sono degli esseri vegetali più che umani, scusatemi il giro di parole. Quindi no, un po' di acqua ci vuole, però quest'anno l'acqua ne ha fatta veramente tanta, e quindi no, acqua e neve, non ne parliamo. Quindi spiegaci un pochettino a livello tecnico, Enrico, qual è preferibile? Beh, allora, innanzitutto mi stai facendo una domanda cosiddetta palissiana, no? Cioè, se domani c'è il sole, giorno... è ovvio che è preferibile l'agricoltura biologica. Il problema è questo: se andiamo a ritroso da oggi sino a 50-60 anni fa, nel momento in cui ci si è approcciati al nascere della chimica, la chimica ha dato grandi risultati anche dal punto di vista delle produzioni, e quindi garantendo dei redditi e non solo. Oltre ai redditi, molto spesso per chimica racchiudiamo tutta una serie cioè ci rifacciamo solo ai fitofarmaci e ai veleni, ma per chimica si intendono anche i concimi, e spesso i concimi non danno poi tutti questi problemi dal punto di vista sanitario anche e nutrizionale. Quindi ovviamente l'agricoltura biologica, da regolamento comunitario, è ovvio che norma l'utilizzo esclusivo di prodotti che non siano di sintesi. E ovviamente è un'agricoltura che al giorno d'oggi può essere individuale, ma può essere anche incentivata. Infatti ci sono delle misure, dei programmi di sviluppo rurale che incentivano le aziende agricole ad approcciarsi a questi metodi di agricoltura. Ovviamente ci sono delle perdite di produzione in maniera percentuale, proprio perché non ci sono degli input chimici che vengono dati tali da, come dire, andare ad aumentare le performance della pianta. E, ovviamente dal punto di vista economico per un imprenditore agricolo, utilizzare dei prodotti chimici che non devono essere demonizzati del tutto, perché basti pensare, se non ci fossero dei prodotti chimici, oggi avremmo dei problemi seri anche su determinate malattie, patologie vegetali, tali che potremmo anche
perdere produzioni intere di determinate colture perché esistono delle fitopatie talmente come dire, virulente che compromettono la produzione annuale a livello di territori di grandi comprensori. Quindi molto spesso si demonizza ciò che ci permette di andare a sostenere un'economia a livello agricolo. Io non sono un pro chimica contro biologico, no, assolutamente. Sono del parere che la chimica va utilizzata con criterio, va utilizzata grazie all'ausilio di un tecnico, va utilizzata con il monitoraggio e quindi nel momento giusto, nel luogo giusto. Non vanno utilizzati più prodotti chimici a calendario, sicuramente, ma la chimica ci ha aiutato in passato a superare grandi problemi di fitopatie che senza di essa non saremmo stati in grado. E senza di essa ci sono state perse delle produzioni e le avremmo perse oggi. A maggior ragione in sistemi intensivi dove oggi ci sono dei patogeni che riescono a fissare dei geni ed essere talmente invasivi a tal punto da creare dei danni seri e delle forme di resistenza. Sicuramente l'uso smoderato di determinati principi attivi ha arrecato poi delle forme di resistenza dei patogeni che sicuramente ci porteremo avanti. Però io non sono contro la chimica e non sono contro il biologico, sono per l'uso integrato dei mezzi di lotta, dove per mezzo di lotta si può utilizzare il mezzo di lotta fisico, chimico, meccanico. Il cosiddetto IPM, quindi cosiddetto no? Sì, Integrated Pest Management, sì. Io ringrazio fortemente il dottore, lo ringrazio veramente, Guerrieri, perché ha tenuto una lezione di come l'agronomia attualmente, cos'è l'agricoltura. Vabbè, dai, diciamo, è stato un breve sketch, potremmo parlare fino a dopodomani. No, stanno commentando a GoGo e ti posso garantire che lo puoi tranquillamente vedere dalla pagina Facebook una volta chiuso la nostra conversazione. Veramente ottime considerazioni e io sono contento perché sapevo che questa intervista avrebbe fatto il suo successo, perché non si parla tanto di queste cose e a me fa piacere quando interloquisco con degli amici, perché penso che in televisione, in qualsiasi mezzo, non ci deve essere la cosiddetta lotta integrata, ma bensì ci deve essere una sorta di amicizia. Salutiamo Letizia Guerrieri, Matteo Bergamo, Luisa Quarta, Gabriella Panarese, Andrea Ingrosso, Olindo Vergallo, cioè ci hanno seguito veramente in tanti, anzi poi risponderà in privato e sicuramente potete tranquillamente mandargli un messaggio sulla pagina Facebook del dottor Arrigo, quindi lui a disposizione. E Simone Quarta dice: quando si pote il ciliegio chiedo per un amico. Là devi vedere tu come puoi potarlo il ciliegio. Il ciliegio è un albero molto molto serio da potare, quindi se sbagli le ciliegie non te ne va più. Quindi io veramente ti ringrazio, Arrigo, veramente per quello che hai fatto. Sono onorato e nel tempo anche obbligato, perché veramente sono contento di questa bella intervista. Io vi lascio, domani avremo un ospite, perché tra l'altro sono anche stato insignito, sono stato investito, diciamo, di cavaliere, quindi sono anche cavaliere di un ordine cattolico, quindi non massonico, ma cattolico, e questo tengo a precisare, Padre Pio e la Madonna e San Michele Arcangelo, sono stato insignito con questa onorificenza qualche settimana fa, e domani avremo in diretta il gran maestro Flaviano Grillo, dove parlerà proprio di questo ordine, perché tu sei un massone. No, non sono massone, ma bensì sono un cattolico, che è ben diverso. Io ti saluto, Enrico, ci sentiamo a breve e mi raccomando, sempre a posto, in gamba, come sempre, lavoriamo perché il Salento deve ritornare ad essere la terra di tutti, la terra denominata terra dell'usura del mare e l'Ugliento. Ciao a tutti, certo. E sigla. Radio K presenta in esclusiva Appuntamento con la Medicina.
incontro settimanale con i maggiori esperti del settore per conoscere ed approfondire cure e rimedi. Appuntamento con la medicina, tutti i mercoledì alle 19.30 in diretta live sulla pagina Facebook Radio K. Appuntamento con la medicina. Seguici, ti aspettiamo con un like.